Più ancora di Giorgione, Tiziano è Lorenzo Lotto, dover essere considerato il vero inventore del ritratto psicologico rinascimentale. Il riferimento al ritratto psicologico non va inteso nel senso moderno dell'appellativo. Il mezzo visivo scelto da Lotto per ritrarre gli stati mentali non è tanto quello della rivelazione analitica, quanto quello del suo opposto, l'enigma. Nei ritratti realizzati da Lorenzo Lotto, le pose, le espressioni, la resa delle superfici e delle luci non sono mai banali. Ogni personaggio manifesta una vita interiore densa, affascinante e talvolta tormentata. Lotto indaga con precisione l'apparenza sensibile, i lineamenti dei personaggi, ma è interessato soprattutto a quello che Leonardo definiva moti dell'anima. Come vediamo in questo ritratto, rappresentante probabilmente il canonico trevigiano Broccardo Malchiostro. La fisionomia del naso possente e degli occhi grigi e marroni, che sotto la fronte leggermente aggrottata sembrano osservare lo spettatore, guardarlo quasi con sospetto, è una resa così fedele dei dettagli empirici che ci ricorda un altro pittore, la cui pennellata era stata appresa dai maestri olandesi, Antonello da Messina. La novità è l'elemento di inquietudine che entra nella composizione insieme alle onde e alle pieghe della tenda di damasco bianco. Una brezza sembra aver scostato la tenda e nell'oscurità, attraverso una piccola fessura a forma di cuneo lungo il bordo destro del dipinto, si intravede la fiamma appena percentibile di una lampada ad olio. Le tende sono un elemento iconografico importante nell'opera di Lotto. Il motivo è stato adottato dalla pittura devozionale, dove spesso costituiscono uno sfondo maestosamente simbolico per i santi o altre figure bibliche. Fin dai primi tempi del cristianesimo, la tenda era vista come un velum, la cui funzione era quella di velare ciò che si trovava dietro di essa, oppure, con un atto di revelatio, ovvero di scostamento della tenda, di rivelarlo. A giudicare da questa specie di sipario che riempie la maggior parte della tela, possiamo tranquillamente concludere che Lotto intende rivelare ben poco della vera natura del suo personaggio. L'artista allude con un gioco di parole al nome dell'ecclesiastico, dipingendo una tenda di broccato con fiori di cardo, broccardo, mentre la flebile lucerna alle spalle, simbolo della fragilità della sorte umana, è un richiamo all'attentato a cui questo personaggio, braccio destro del vescovo Bernardo de Rossi, sfuggì in quegli anni. Broccardo, col suo superiore, rischiò la vita durante una sventata congiura nel 1503. E con ciò forse si spiega anche l'espressione preoccupata. Video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.